ieri ti aspettavamo al posto stamattina. Ciao, ciao! Non hai preso l'acqua! Finalmente ci scrittori diventano il composto. Grazie a tutti di essere qui, numerosissimi e accaldati alcuni solamente appassionati a questo evento che Milano ha il piacere di ospitare come prima tappa, anche ci sono stati diversi prologhi. I ringraziamenti sono assolutamente tanti. Io innanzitutto ringrazio Salvatore Borsellino di essere qui presente. Abbiamo creduto a questa iniziativa, averla accompagnata, l'accompagnerà anche negli altri momenti e ci sarà presente a Palermo il 19 luglio. Ringrazio Ivan, Matteo e Francesco che saranno veramente i nostri staffettisti. E da Novara giungeranno a Palermo gli unici che faranno il vero Giro d'Italia e che costituiranno questo filo rosso che da un'iniziativa partita da Ivano, Raimondo, Walter, che ringraziamo, un'iniziativa su cui il Comune di Bollate ci ha creduto subito, ci hanno creduto altre importanti imprese, aziende, case editoriali, un'iniziativa che ha un significato fortissimo, quello di creare, come dicevo prima, un legame forte tra luoghi d'Italia, ma soprattutto tra persone d'Italia, tra persone che ci credono ancora ad ottenere la verità su moltissimi fatti
di sangue gravissimi che hanno costellato la storia d'Italia e soprattutto costellato la storia della mafia in Italia, dei suoi legami pesantissimi con uomini che avrebbero dovuto rappresentare le istituzioni e non l'hanno fatto. Ecco, questa esigenza di verità è il filo rosso che conduce tutti noi, l'esigenza di verità che accompagna i familiari di Paolo Borsellino, la richiesta del dov'è finita l'agenda rossa, dov'è, chi l'ha presa. Un'esigenza di verità che accompagna i familiari di Attilio Manca, non è stato un suicidio, non è stato un overdose, chi è che ha ucciso nostro figlio, nostro fratello. Un'esigenza di verità dei familiari di Antonio Agostino, un'esigenza di verità anche dei familiari dei calabrini della strage di Alcamo Marina. Un'esigenza di verità su cui noi tutti abbiamo il dovere di insistere, e questa iniziativa richiama fortemente questa esigenza collettiva che non può essere solo delegata ai familiari. Nei luoghi che incontrerete sicuramente ci saranno persone che dovranno assolutamente su questi temi prendersi degli impegni. Non si può pensare unicamente a quello che è accaduto là e allora, ma bisognerà pensare a quello che accade qui adesso, nel mio territorio, nel mio quartiere, nella mia paese, nella mia città, nella mia regione. Ed è una battaglia, un impegno collettivo che noi tutti prendiamo. E io ricordo, prima di dare la parola a Francesco Vassallo, sindaco di Bollate, un impegno che il sindaco della città metropolitana ha preso il 21 marzo in piazzetta Capuana, quando insieme a Libera abbiamo ricordato la giornata della memoria dell'impegno, che ho ricordato anch'io il 23 maggio nella strage di commemorazione della giornata della commemorazione della strage di Capaci. Ricordiamo adesso, cioè a ottobre, chiamare alle armi tutti i comuni della città metropolitana per capire quanto loro stanno facendo sul tema della legalità, sul tema del contrasto alla corruzione, sul tema del contrasto agli interessi mafiosi. Richiamare all'ordine i comuni, che non si può più dire oggi che la mafia qui nel mio comune, nel mio quartiere non esiste, non è presente, che non si può dire più che l'amministrazione comunale non può avere degli strumenti importanti, forti, efficaci per contrastare questi fenomeni. E abbiamo moltissimi esempi. L'iniziativa, tra l'altro, di questa giornata seminariale di tavoli di lavoro che verrà appunto convocata a ottobre, è un'iniziativa che tra l'altro parte da Bollate, dalla commissione antimafia presieduta da Massimiliano Moretti, e ci sono moltissimi esempi. Vedo anche Enrico Ioli, vice sindaco di Arese, moltissimi buoni esempi che dobbiamo riportare all'attenzione collettiva, tantissime buone prassi che vengono fatte ai nostri comuni, che devono essere prassi collettive di tutta la città metropolitana, perché le mafie si combattono su un territorio ampio e vasto come quello della città metropolitana. Quindi ringrazio ancora tutti voi per essere qui, do la parola a Francesco Vassallo, sindaco di Bollate, che ha creduto sin dall'inizio a questo progetto. Grazie, grazie a voi. Io penso che la miglior risposta, senza usare tanti giri di parole, sia la presenza nutrita e importante di queste magliette rosse che sono qui davanti a noi, a cui vorrei che vi rivolgeste un applauso. L'amministrazione comunale di Milano, che ha deciso di accogliere in questa splendida cornice di Palazzo Marino. Dai, ha già detto tutto, il messaggio non è un messaggio solo di verità e di giustizia, ma anche un messaggio di speranza. Un messaggio di speranza che noi consegniamo ai nostri tre valorosi ciclisti che si faranno tutta Italia da qui fino al 19 di luglio, per poi portare l'agenda rossa con la quale noi abbiamo posto le nostre firme a testimonianza di questo impegno direttamente nel 25esimo anniversario della strage in cui è morto Paolo Borsellino. Un applauso ovviamente a Salvatore per la sua agenda. Questa è un momento importante, direi più di questo che abbiamo aperto. E l'associazione che danno loro il valore atletico. Qui abbiamo un campione olimpico 1900, Olimpiadi di Roma 1960, e un campione del mondo. Abbiamo voluto patrocinare insieme a noi, all'amministrazione comunale, il discorso di questa importante manifestazione in chiusura. E poi abbiamo qui la figlia di Gimondi. Un grande applauso anche a loro, un ringraziamento per aver voluto accogliere.
Ivan è stato proprio così caro a tutta l'Italia, un ciclo, quindi un applauso anche a Ivan e agli altri due valorosi che insieme a noi porteranno questo messaggio di pace, di speranza e di verità di tutti. Grazie a tutti. Un applauso a noi! Una grandissima emozione accogliervi, siete tantissimi ed è bellissimo potervi salutare in questo inizio di un importantissimo viaggio, un viaggio che vi porterà ad attraversare l'Italia intera a cavallo di una bicicletta. Perché a cavallo di una bicicletta? Perché proprio come spiega bene il vostro progetto, per portare avanti delle idee ci vogliono determinazione, fatica, impegno, e pedalare comporta tutte queste cose. E quindi porterete con voi questa simbolica agenda rossa, l'agenda ritrovata, che racconta un'Italia che non dimentica, un'Italia che continua a chiedere verità. E questa agenda passerà di mano in mano fino ad arrivare il 19 luglio a Palermo, in occasione del 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Non dimentichiamoci gli agenti della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Marcheretti Cosina, Vincenzo Minuti, sono spesso dimenticati. Anche noi, qui a Milano, vi ricorderemo il 19 luglio. Ed è ancora vivo il ricordo della commemorazione della strage di Capaci, che ci ha visti impegnati a Milano come a Palermo in un unico ideale abbraccio che ha congiunto, come giusto che sia, Capaci e Via D'Amelio. Ma il lavoro di Libera sulla memoria non si ferma qui, non ci fermiamo qui. Pensate che alcuni di noi il 22 luglio saranno in Calabria, a Pietracappa, nel cuore dell'Aspromonte, nel comune di San Luca, per ricordare tutte le vittime innocenti dell''ndrangheta e l'Olocca artigiano che quel giorno, nel 1993, è stato sequestrato. A ripercorrere quel sentiero che è stato descritto da un pentito e che ha consentito di rinvenire il corpo di Dolores. Ecco, facciamo in modo che la memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie diventi motivo di un impegno più alto da parte di ciascuno di noi. Facciamole rivivere nel nostro quotidiano, non facciamole morire mai. Io vi ringrazio di cuore, ringrazio l'Associazione Lora Blu, ringrazio il Movimento della Agenda Rossa per aver creato questo bellissimo progetto e ringrazio il Comune di Milano per averci coinvolti e per il fatto che continua costantemente a sostenere appunto iniziative di questo tipo. Grazie e buon cammino a tutti. Sul sito di Ora Blu, l'associazione che è la principale organizzatrice dell'evento, si seguirà tutto il percorso. Il percorso verrà seguito da un progetto editoriale molto importante e interessante che Gianni Biondillo adesso ci presenta. Grazie. No, la prima cosa è non è che mi avete fregato la bici là in mezzo, no. Allora, non proprio mai. Allora, che cos'è questo progetto? Un progetto che abbiamo voluto fare io e Marco Balzano, che ovviamente essendo il premio Campiello di Bollate era fondamentale ci fosse, è questo libro qui, l'agenda ritrovata. L'idea che abbiamo avuto è ripercorrere a livello letterario lo stesso percorso. Certo, uno potrebbe dire, Walter e altri potrebbero dire che è molto più comodo farlo davanti a un computer che su una bicicletta, però c'è stata la fatica anche per noi per riuscire a costruire questo percorso dalla Lombardia alla Sicilia. Apriamo con una donna e chiudiamo con una donna, questa è una cosa che mi piace molto. Abbiamo voluto costruire dei temi e far sì che dalla Lombardia, passando per l'Emilia Romagna con Carlo Lucarelli, poi in Toscana, insomma, e così via, passando per il Lazio, la Campania, la Calabria, un bellissimo racconto di Gioacchino Criaco, chiudendo a Palermo con Evelina Sant'Angelo, lasciare insomma come lascito di questa follia incredibile che siamo riusciti a combinare soltanto un anno fa. Tutto questo non esisteva, cioè ad agosto dello scorso anno abbiamo iniziato a pensare a tutto questo, ora tutto questo è una realtà.
il lascito, il ricordo di tutto questo è questo libro pubblicato da Feltrinelli, L'agenda ritrovata, che sarà in qualche modo, immagino, mi auguro, nello scaffale di tutti voi. Passo la parola a Marco, volentieri. Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Io penso che non sia assolutamente scontato nel percorso di uno scrittore avere questi momenti di collettività, di collaborazione, come ci sono stati per la creazione di questo libro, fatto con tempi strettissimi, ma vi assicuro con la stessa poetica partecipazione che c'è qui oggi. Hanno collaborato tutti gli scrittori, 7 scrittori importanti di grande rilievo in Italia. E visto che scrivere è un mestiere di solitudine, l'idea che gli scrittori siano messi immediatamente in gioco, si siano parlati, si siano connessi tra loro, ha reso realmente questo libro capace di, secondo me, lasciare due cose. Uno, come diceva Gianni, una certa eredità, l'eredità della parola, quando la stampa troppo velocemente o i media passeranno ad altro dopo il giorno dell'anniversario. Ci auguriamo che il libro possa essere una parola che continua a indicare, a nominare quello che è successo. E secondo, forse la cosa più importante, questi racconti hanno il merito di demitizzare le figure di Falcone e di Borsellino, di toglierle dall'aura in cui sono stati incastonati, quasi per diciamo così, farci dimenticare che erano figure della collettività e che solo per la collettività si sono sacrificate, che quindi ci appartengono e con cui è necessario ristabilire un confronto. Vorrei solo, se a voi va, dire anche il mio grazie all'editore Feltrinelli di Milano, che immediatamente ha accolto questo progetto, ha reso disponibili le sue librerie, e questo nel mondo editoriale di oggi non è una cosa affatto scontata, trovare la disponibilità di un grande editore capace di cogliere il senso più profondo di quello che c'è stato. Quindi il grazie di tutto questo va anche a Feltrinelli. Dai, che ce l'abbiamo fatta, siamo pazzi, le librerie funzionano. Grazie, grazie a Gianni Biondillo, grazie a Marco Balzano, e ora chiediamo un contributo a Salvatore Borsellino, grazie. Stamattina, quando siamo partiti per questa avventura, c'è stato un temporale che a Milano serviva, che però per me ha avuto un altro significato. Il significato è che la bicicletta è fatica, la bicicletta non conosce neve, non conosce vento, non conosce pioggia, con la bicicletta si deve sempre andare, e dalla stessa maniera noi dobbiamo sempre andare per chiedere verità e giustizia, perché per me non esiste il ricordo, per me esiste la memoria. Il ricordo è qualcosa di fermo, di cristallizzato. La memoria è qualcosa di diverso, la memoria è qualcosa per cui si lotta, per cui si combatte. E quello che stiamo facendo è proprio questo, combattere per la verità e per la giustizia, per quella verità e quella giustizia che da troppo tempo, da 25 anni, ancora mancano. Vedete, sono passati 25 anni, ma per me è come se fosse successo solo ieri. Perché? Vedete, mio fratello era un soldato che è andato in guerra a combattere il nemico, la mafia, ed è stato ucciso. Ma se un soldato va in guerra ed è il nemico ad ucciderlo, allora dopo 25 anni si ricorda quel fratello che è morto in guerra e il ricordo si addolcisce, si stempera. Ma se tu vai in guerra e ad ucciderti non è il nemico che sei andato a combattere, ma ad ucciderti è il fuoco che ti arriva dalle spalle, da quelli che avrebbero dovuto combattere insieme a te. Allora capite che sono ferite che non si rimarginano, sono ferite che continuano a sanguinare anche a 25 anni di distanza. Però vedete, il fatto che oggi per me è una giornata importante, perché vedere tutta questa gente dopo una lotta che a lungo per i familiari delle vittime è stata una lotta solitaria, una lotta con cui abbiamo dovuto combattere anche contro chi quasi ci rinfaccia di chiedere giustizia e verità. Questo succede ai parenti delle vittime, che se tacciono, se si limitano una volta all'anno a spargere qualche lacrima per aumentare l'audience di chi ti viene a intervistare, allora va tutto bene. Se chiedi verità e giustizia invece
viene sottoposto ad attacchi, viene sottoposto a denigrazioni. E io oggi avere tanta gente qui insieme a me, tutti con questa maglia rossa che ricorda il sangue versato da Paolo, da Agostino, da Claudio, da Emanuela, da Vincenzo, da Eddie, per me è una forza, mi date forza per combattere, mi date forza per combattere, per continuare, e vi prometto che lo farò e lo farò fino all'ultimo giorno della mia vita. Guarda. L'esigenza di verità e di giustizia dobbiamo sentircela addosso ciascuno di noi, se non la sentiamo noi non possiamo con la stessa intensità di Salvatore, ma sicuramente con una grande passione e un grande senso del dovere possiamo contagiare moltissime persone. Questo viaggio in bicicletta ne contagerà moltissime. Tutte le persone che incontrerete, incontreranno, saranno protagoniste di diversi incontri e metteranno la firma sul libro rosso, sull'agenda rossa che è stata consegnata, l'agenda rossa che riprende l'originale agenda rossa dei Carabinieri, se non ricordo male, che Paolo Borsellino aveva. Prego. Ciao a tutti, sono Walter, presidente della Regione. Vorrei dire due cose che non ho, tutti questi mesi di duro lavoro non ho mai detto. Innanzitutto, vabbè, mia moglie dice sempre: sì, l'agenda ritrovata e il marito perso. Quindi mia moglie e i figli sono sparite per mesi, però loro sono stati molto comprensivi e sicuramente abbracciano tutto questo. E poi vorrei ringraziare qualcuno che non ho mai ringraziato in tutti questi mesi, che sono tutte le persone anonime dell'associazione che hanno fatto veramente un lavoro oscuro, un lavoro proprio del centrocampista che non si vede mai, che però mi hanno sempre aiutato in ogni minima problematica. E adesso vorrei consigliare un gagliardetto al sindaco di Milano, che si deve impegnare a non farlo sparire, perché è un segno di un'impresa, non so come andrà a finire, noi ce la metteremo tutta e torneremo con delle storie che ci piacerebbe poi raccontare nelle scuole di Milano. Un saluto a tutti, ragazzi. Il mio grazie va semplicemente a voi, ma va a voi per l'onore che ci fate ad essere qua nella casa dei milanesi e nella casa della politica milanese. E poi tornerò sul tema della politica. Il mio ufficio sta lì nell'angolo, primo piano, qui dietro c'è il Consiglio Comunale e qui ci sono i luoghi dove noi alla milanese lavoriamo tante ore per il bene della nostra città, ma per anche il bene del nostro paese. Abbiamo parlato di un'agenda che è nella memoria del paese, giustamente come dice Salvatore, non nel ricordo, nella memoria. Abbiamo parlato di un'agenda ritrovata che è un grandissimo progetto. Io modestamente ho cambiato la mia agenda per essere qua con voi oggi perché credo. Perché ho pensato fosse importante dirvi questa semplice cosa che vi dico ora, e cioè io vorrei che tutti voi che avete una sensibilità particolare ma che siete al centro in questo momento di un'attenzione potete essere diffusori anche di un modo di pensare. Ecco, tutti voi faceste uno sforzo per considerare e capire cos'è la politica e cosa può essere. La politica è fondamentale comunque, la politica purtroppo oggi nella testa di molti, di troppi, è qualcosa da semplicemente da ignorare o è un'idea di un
mondo svilente, e lo può essere, però quando la politica ha rappresentanti a Milano come Dario Gentili, quando spero il sindaco di Milano continua a impegnarsi sui diritti e sulla giustizia, allora la politica può diventare un moltiplicatore di energie. La politica deve essere stimolata da gente come voi, in questo caso lo è, ma poi deve avere la capacità di prendere in mano le questioni e di svolgere il suo ruolo. Allora è questo che noi vogliamo fare a Milano. Noi a Milano non vogliamo essere solamente la patria dei successi, degli 8 milioni di turisti, di investimenti, di questo e quell'altro. Vogliamo continuare ad essere la città leader nella difesa dei diritti e nella difesa della giustizia. Io vi faccio questa semplice promessa, e sono certo che non la deluderemo, che tutta la gente, ripeto, come David, come me, si impegnerà fino all'ultimo giorno, fino alla fine del nostro mandato, affinché trionfi quella giustizia di cui in Italia c'è bisogno. E in particolare, questa è una storia che ha dell'incredibile, ma che noi siamo qua perché pensiamo che possa ancora essere recuperata. E quindi siamo qua perché non vogliamo arrenderci. Ecco, semplicemente noi siamo con voi, e quindi questo onore, perché è un onore che voi ci fate ad essere qua, noi ve lo restituiremo in termini di impegno. Grazie. Chi volesse ora firmare il libro, non l'ha ancora fatto nelle tappe precedenti, può farlo ora qui al tavolo. Ho già firmato a bollare. Grazie a tutti. Grazie. Buon viaggio a tutti noi.